Innanzitutto grazie a tutti di essere qua in un momento particolare che se ne saremo veramente fatti a meno, perché avere un terremoto di questa entità qua, anche se non è come quello che purtroppo è accaduto non poc'anzi di ieri, ma ancora quest'oggi si è verificato nella zona di Ancona, dove non ha provocato fortunatamente vittime, ma comunque ha dato importanti segni di, per quanto riguarda le strutture dove sono verificati le abitazioni, alcuni come potrei definire, lesioni importanti. Da noi fortunatamente questo non è accaduto, l'entità è stata abbastanza importante ma non significativa come in quei posti lì, e devo dire che come è successo questo fatto qua, abbiamo contattato, e ringrazio di essere qua, tutti che poi si presentano una alla volta loro direttamente, senza che io sia qua così a fare le presentazioni, i membri dell'Università di Genova che studiano questi fenomeni qua e che ci daranno alcune nozioni su come possiamo comportarci e fare nell'eventualità che si verificano nuove scosse come sono state nei mesi precedenti. Ciao a tutti, siamo tutti un pochettino in ansia, perché sono eventi che non ci avvertono quando arrivano, e quindi un po' tutti, in particolare l'amministrazione, si sta cercando di andare a capire quelle che potrebbero essere le problematiche sia sulle nostre strutture, quindi casa comunale, la scuola in particolare, e quindi di vedere di mettere il più possibile in sicurezza le proprie proprietà, ma nello stesso tempo capiamo anche che da parte del privato, del cittadino, ci possono essere dei momenti in cui si rimane in tensione anche per un fatto di copertura assicurative, se dovesse succedere qualche evento come potersi comportare, quali possono essere poi le risposte che si possono dare nell'immediato. Quindi siamo in un momento non lo so come poterlo definire, di transizione nel fatto che si possono ancora succedere questi eventi qua. Dall'altra parte non siamo una zona così soggetta a poter avere delle scosse come sono verificate nel sud del paese, ma che comunque ci fanno stare in apprensione. Io ringrazio ancora loro per questa disponibilità, gli lascerei a loro la parola perché poi alla fine sono loro che ci daranno alcune nozioni in merito. Ringrazio la Protezione Civile che sono venuti qua e che hanno fatto un buon lavoro, che oggi pomeriggio abbiamo fatto un'iniziativa anche con i ragazzi della scuola, che è stata partecipata, è venuta, i ragazzi hanno fatto delle domande anche abbastanza significative e importanti, quindi capiscono anche la problematica di questi eventi qua. Quindi ringrazio ancora voi tutti della partecipazione e lascerei la parola a loro, che una volta si presenteranno e ci daranno un po' un loro conforto, le loro nozioni per quello che possono essere poi le eventualità, ci possono manifestare questi interventi. Grazie ancora a tutti. Buonasera a tutti. In primo luogo vorrei ringraziare tutti da parte dell'Università e del mio Dipartimento, ringraziare il Sindaco e anche la cittadinanza per questa opportunità. Oggi siamo qua, come ci ha ricordato il sindaco, perché c'è stato un terremoto inatteso, come vedremo, spaventevole. E noi abbiamo colto questa occasione insieme al sindaco per fare questa giornata informativa in cui parleremo di terremoti, ma anche delle buone pratiche, diciamo, che ogni cittadino può mettere in atto per ridurre il proprio, diciamo, il rischio. Come è già stato detto, il pomeriggio è stato dedicato alle scuole, è stata un'attività molto interessante, i bambini sono stati ottimi, faccio i complimenti a tutto il corpo docente, anche alla struttura, che è stata veramente una bella iniziativa, e anche i genitori, educati bene. E oggi faremo due interventi. Il primo è il terremoto di Davagna, cosa sappiamo e cosa possiamo fare,
e un intervento generale, parleremo appunto di quello che è successo. Siamo Spallarossa, Crispini e Scafidi, che sono personale universitario. Come sapete abbiamo messo una rete sismica, qua siamo venuti, abbiamo un sensore sismico sotto i nostri piedi per studiare l'evento, quindi questo intervento sarà dedicato sostanzialmente a raccontare cosa è successo e anche a cercare di dare delle risposte, ma come mai qua, no? È un evento inatteso, non ci sono stati mai terremoti di questa intensità, di questo risentimento in questa zona. Ne parlavo con una vostra collega docente, almeno negli ultimi 500 anni, 600 anni non ci sono notizie storiche. Il secondo intervento invece è la protezione civile nella campagna, non rischio, perché come ci si può proteggere dai terremoti? Non voglio togliere spazio a Paolo che interverrà, ma sicuramente esiste una prevenzione strutturale, ne ha parlato il sindaco, dobbiamo mettere a norma le strutture, ma esiste anche una prevenzione non strutturale, che sono i sistemi d'allerta e anche le buone pratiche di protezione civile. No? Ora, nel caso dei terremoti la prevenzione non strutturale è un po' più complessa, perché nel caso dell'allerta meteo avete le allerte, nel caso del terremoto evidentemente non abbiamo l'allerta perché è un fenomeno non prevedibile. Tuttavia anche in questo caso esistono delle piccole, semplici nozioni che dobbiamo avere che in qualche modo ci aiutano a ridurre il rischio. Ora, prima di passare alla presentazione vera e propria, chiaramente questa è una chiacchierata, quindi sentitevi liberi di intervenire in ogni momento, di chiedere, no? E se non ci avete qualche domanda, possiamo iniziare, farvi vedere qualcosa? No, così. Vediamo, via via. Allora, questa è la prima pagina, questa mappa qua rappresenta il territorio dove siamo oggi, questa è la statale, la vedete che porta a Toriglia, questi pallini sono i terremoti registrati al giorno d'oggi, quello grosso è il terremoto che abbiamo più risentito e si vede subito che abbiamo registrati cinquantina di terremoti in quest'area e come vedremo nelle successive questi terremoti sono un po' unici, nel senso che noi non li abbiamo mai registrati a memoria negli ultimi 20 anni, no? Quindi pallino grosso vuol dire terremoto grande, vedete che qua c'è un pallino grosso magnitudo 4, la magnitudo è quel numero che noi diamo ai terremoti per dire, no, che c'è stato un'intesa. Chiaramente un magnitudo 4 c'è stato parecchio risentimento, ne abbiamo parlato in tutti i modi perché è stato un terremoto superficiale. Poi il problema è che questo è un territorio effettivamente fragile, abbiamo anche frane e tutto questo ha creato chiaramente molta apprensione. Cerco di andare veloce. Questa qua, non voglio andare nel dettaglio, è la nostra Italia nord-occidentale, questa è Genova. Ogni triangolino è una stazione sismica, vi avete visto, no? Quei rulli dove si registra. Quindi noi, quando studiamo i terremoti, dobbiamo registrare in tante piccole zone per sapere dov'è il terremoto. Quindi il terremoto che è avvenuto qua dietro Genova è stato registrato da tutte queste stazioni. Ogni stazione è un apparato di registrazione che poi magari... Che è qua? Questa qua è una stazione sismica, vedete un oggettino, poi ve ne parlerà il mio collega. Non voglio rubargli il tempo. Questi qua sono i terremoti, è interessante notare, questi qua sono i terremoti registrati negli ultimi 40 anni, va bene? Ogni pallino è un terremoto, vedete che ce ne sono tanti qua in Appennino, molti nel Mar Ligure, molti nelle Alpi, questa è Genova, e li vedete questi pallini qua dove ho il mio puntatore? Sono quelli di adesso. Questi qua sono i terremoti avvenuti negli ultimi mesi. Questo vuol dire che qua negli ultimi 40 anni noi non abbiamo registrato nulla. Vedete che c'è questo buco, no? Questa è Genova, questa è dove siamo noi, no? Per cui la sismicità, noi la chiamiamo strumentale perché è registrata dagli strumenti, negli ultimi 40 anni in questa zona ce n'è stata molto poca, no? E si va invece a concentrare, questi sono tutti i terremoti chiaramente dell'Appennino Modenese, l'Emilia, il Mar Ligure e le Alpi. Se avete qualche domanda chiedete, se non... tutto chiaro, no? Chiaramente. Questi invece sono i terremoti storici dall'anno 1000. Non voglio dilungarmi, come si fa a studiare un terremoto storico? In base alle registrazioni storiche, no? Le registrazioni del Medioevo, nelle chiese, no? Delle persone che hanno registrato non il terremoto, ma i danni che il terremoto... Osservate qualche terremoto in questa zona? No.
C'è qualche terremoto a Genova, ma semplicemente perché a Genova è stato registrato il risentimento. Magari quello che è stato registrato a Genova nel 1400 non era un terremoto a Genova, magari il terremoto era in Emilia, no? Questo vuol dire che almeno, quando l'ho detto tante volte, nemmeno negli ultimi 500 anni questo fenomeno non è conosciuto. Questo non vuol dire che la zona non sia sismica, poi darò la parola ai geologi, ai nostri geologi, che diranno la risposta, perché chiaramente la domanda nasce spontanea: ma allora Bargagli, Davagna stanno diventando zone sismiche? Vai pure avanti. Questa è la sismicità storica, uno zoom, no? E questo qua, non so se qualcuno di voi è mai andato a Bussana, questo qua è il terremoto che ha distrutto Bussana, 1887, probabilmente in mare, boh, pensiamo di sì, perché non c'era nessuno nel 1887 a registrare i terremoti. Però vi posso dire che questo terremoto, come risentimento, nel senso risentimento che si è mosso il lampadario, è stato risentito fino in Svizzera, quindi è stato un terremoto enorme. Infatti ha creato danno e anche un piccolo maremoto. E questo è l'altro terremoto importante, 1920, quello in Garfagnana. No? Quindi vedete qua in questa zona, nulla. Questo è di nuovo lo zoom della mappa strumentale, vedete gli ultimi 40 anni, e anche di nuovo questi pallini, li vedete, sono i terremoti di adesso. Prima non c'era proprio nulla. Abbiamo tanta sismicità sul Mar Ligure, di nuovo, tanta in Toscana, e questa qua è il Finalese, e queste sono le Alpi, però, e questo è l'Astigiano. Diciamo, nell'entroterra genovese direttamente non c'è stato. Tant'è vero che almeno noi sismologi, che eravamo in laboratorio, l'abbiamo sentito forte, la mia prima impressione, ho detto, è un terremoto forte dell'Emilia. Ho sbagliato, era un terremoto dietro Genova. Questa è la mappa, poi darò la parola a Davide Scafidi, di che cosa? Bene, questa è Bargagli, questa è Davagna, si vedono bene. Questi pallini sono delle stazioni come queste che noi sismologi abbiamo installato per registrare bene l'evento. Cioè c'è stato l'evento grande, c'è stata data un'allerta, ci siamo coordinati con dei colleghi di Trieste che sono venuti giù, ci hanno portato della strumentazione e allora abbiamo installato delle stazioni. Perché? Perché per sapere bene dove c'è un terremoto è un po' come fare una triangolazione, devo essere vicino. Avete visto quella mappa, le stazioni erano lontane, quindi ho detto noi ci avviciniamo per cercare di capire dove sono stati, dove sono effettivamente i terremoti. Perché se vi ricordate, vai avanti Davide, ora poi passate, torna indietro, scusami, vai dietro, voglio farvi vedere la mappa iniziale, poi ripasso la parola a Davide. Vedete questi terremoti? Sono tutti sulla stessa riga? Qua ce ne sono due parallele, no? Noi ci chiediamo, ma sono effettivamente così o li localizziamo male? Sono due faglie? Allora, per cercare di rispondere a questa domanda, che prima di tutto è una domanda scientifica, perché noi prima di tutto siamo, fra virgolette, scienziati e non conosciamo niente dei terremoti, non sappiamo dove avvengono, per cui il modo migliore per un domani arrivare a mitigare il rischio è quello di conoscere il fenomeno. E allora, per conoscere questo fenomeno, abbiamo installato le stazioni e ora do la parola a Davide, che è il mio collega che ha gestito direttamente l'installazione. Qua ringrazio il sindaco, eccetera, che ci ha dato subito la disponibilità dei luoghi, per, diciamo, del sito comunale dove abbiamo messo la stazione. La stazione credo sia qua sotto. Davide, se vuoi parlare te. Innanzitutto, appunto, facciamo una piccola differenza. Allora, vi ha fatto vedere, collega, questa è la rete sismica, diciamo, che noi abbiamo per monitorare tutta l'Italia nord-occidentale. Ovviamente in questo caso le stazioni sismiche sono messe in posti che siano il più silenziosi possibili come rumore ambientale, proprio perché devono registrare bene i terremoti, quindi tutto quello che è il rumore creato dall'uomo può creare disturbo, e quindi normalmente sono in posti molto remoti, difficili magari da arrivare, e sono scelti appositamente. Ovviamente per questa rete invece, quindi andiamo avanti, per questa rete temporanea qui nell'intorno non possiamo fare tanto i difficili nella scelta dei siti, ovviamente, perché la cosa importante è andare a delimitare bene tutto nell'intorno l'area epicentrale. Questo perché per localizzare bene un terremoto deve essere ben vincolato in tutte le direzioni, e quindi noi siamo andati a installare le stazioni che avevamo a disposizione, in questo caso ne abbiamo messe 6, tutto nell'intorno di quest'area
che è quella dove sono avvenuto la scossa grande e poi anche tutte le altre più piccole. In totale abbiamo installato subito dopo la scossa del 4-2 del 22 settembre 6 stazioni sismiche, di cui tutte e 6 hanno dei sensori velocimetrici, ovvero che misurano la velocità di spostamento del terreno, e in 4 di queste 6 ci sono associate anche, oltre al sensore velocimetrico, anche dei sensori accelerometrici. Questi sono sensori che misurano l'accelerazione del terreno. In realtà la vera differenza è che questi qua servono nel caso di scosse più grandi, nel caso andasse a saturare l'altro sensore, in modo da poter avere un segnale comunque completo e quindi andare a registrare esattamente quello che è lo scuotimento del terreno. Anche per scosse, quindi sia per scosse molto piccole, quindi magnitudo anche inferiori a zero, quindi scosse molto piccole abbiamo il velocimetro, e scosse superiori a 4 con l'accelerometro si riescono a registrare benissimo tutte. Le stazioni sono, adesso abbiamo un po' di immagini giusto per far capire come sono state messe. Questa è quella che è proprio qua sotto al piano terra dell'edificio comunale, è questo strumento che è esattamente quello che è molto simile a quello che vedete lì sul tavolino, giusto per capire anche le dimensioni, sono cose molto piccole, a contatto col terreno. Ovviamente l'unica cosa valida è che deve essere a contatto il più possibile con il terreno, non è che lo mettiamo per capire proprio qual è lo scuotimento del terreno senza altre frequenze che possono essere messe ad esempio dalle strutture. Quindi noi vogliamo registrare proprio come si comporta il terreno. E quindi questa è messa qua sotto all'interno al piano terra. Questa è la stazione messa sotto colle, anche qua in un edificio con una gettata di cemento armato appoggiata al terreno, senza niente sotto. Anche in questo caso si tratta di strumentazione ovviamente a sé stante, ormai non c'è più bisogno di chissà che cosa per mettere una stazione sismica. All'interno ha questa qui in particolare ha i due sensori di cui vi parlavo, quindi sia l'accelerometro che il velocimetro. Ecco, trasmette il segnale in tempo reale tramite la rete cellulare e si sincronizza col tempo tramite il segnale GPS. E questo vale per tutte le stazioni che abbiamo messo. La stessa stazione è stata messa anche in questo caso in una casa che è stata gentilmente messa a disposizione a Bargagli, questa, e questa qui invece anche qui in uno scantinato a Viganego. Qui diciamo il team che ha partecipato a queste installazioni, e qui sono le ultime due installazioni, una presso il Monte Cornua, e l'altra nella chiesa, anche lì nello scantinato ovviamente, per essere a contatto col terreno, nella chiesa di Lumarzo. E quindi queste sono le 6 stazioni. Tutte le stazioni da quando sono state installate sono completamente integrate con il resto della rete sismica che avete visto prima, quindi tutte trasmettono i segnali in tempo reale al centro elaborazione dati che abbiamo all'Università a Genova, e quindi sono rientrate da subito nel sistema di monitoraggio attivo che abbiamo in tempo reale automatico presso l'università. Quindi in caso di evento sì. Cioè, e cosa ha permesso di avere questo in più? Permette di avere una localizzazione anche di eventi molto più piccoli nella zona. Quindi non solo gli eventi grandi con magnitudo superiore a 2 che comunque avremmo registrato lo stesso, ma per quelli lì diciamo che siamo molto più sicuri della localizzazione, anche in profondità soprattutto, per avere stazioni molto vicine all'epicentro permette di vincolare molto bene la profondità e quindi andare a delineare quella che possono essere proprio le strutture sismogenetiche, le faglie, come vedremo dopo. Quindi avere stazioni nell'intorno, nelle vicinanze, permette di andare a fare un'analisi anche geologica molto più raffinata di quello che genera il terremoto, e inoltre permette di registrare anche eventi con magnitudo molto, molto più piccola nel caso questi avvenissero. No, quindi questa è di nuovo la,
diciamo, un'immagine di un terremoto di magnitudo, questo è il 4.2, lo vedete quello che abbiamo sentito forte, e questo oggetto qua, questa palla, è praticamente una visualizzazione della faglia. Come abbiamo parlato già ai bambini, i bambini lo sanno, e lo sappiamo anche noi, che i terremoti si generano sulle faglie, cioè quindi su degli scorrimenti. Noi che siamo geologi, sismologi, vogliamo capire, ma se c'è stato un terremoto, allora ci deve essere una faglia. E questo per rispondere alla famosa domanda, ma effettivamente stiamo diventando una zona sismica? Allora, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto prima che negli ultimi 500 anni non c'è stato nulla di terremoto, quindi posso ipotizzare che questa faglia qua negli ultimi 500 anni non si sia mossa. Però la nostra storia è breve, anche se parliamo di 500 anni, in campo geologico è brevissima, perché i fenomeni geologici sono molto più lunghi. Tant'è vero che abbiamo un'esperienza dell'alluvione abbastanza frequente, perché è un fenomeno frequente. I terremoti invece sono molto rari, alcuni sono di questi molto rari, e questo dipende dalla storia geologica. Quindi noi come sismologi riusciamo ad andare fino a 500 anni, 1000 anni, la storia dell'uomo. Per andare più indietro, per capire effettivamente l'assetto del territorio, se lì ci sono delle faglie, ovviamente entra in gioco la geologia, no? E quindi questa analisi poi ci è servita, sulla base anche di quanto vedremo con la geologia, per capire effettivamente se questa faglia è congruente con l'idea dell'assetto geologico che abbiamo in questo territorio. Questo per introdurre la mia collega, che è geologa, molto più geologa di quello che sono io, e quindi vi parlerà della geologia del posto. Dimmi. Ah, scusate, no, mi sono dimenticato. No, torna indietro. Questa è una cosa interessante. Questa è una fotografia statica, no? Statica in cui ci sono i terremoti, ma non ci sono scritte la data. Non sappiamo quando sono avvenuti. Sono 50 terremoti, ma quando sono venuti? Beh, noi sappiamo che questo qua è quello più grosso, quindi sarà quello che è venuto per prima, no? Abbiamo fatto una... e vedete che ci sono due allineamenti, poi la Laura qua vi parlerà, vedete che sono due allineamenti subparalleli che sono nord-ovest e sud-est, no? Vedete una linea qua, con un po' di immaginazione. Noi geologi siamo molto, immaginiamo le cose, quindi si vedono bene, no? Bisogna capire se sono effettivamente delle linee interessanti. E poi abbiamo fatto un'animazione in cui vediamo un'evoluzione temporale della sismicità, no? Questa è Bargagli. Ovviamente poi quando si fa le cose non funzionano mai. Allora, non la condivide. Ecco. Falla ripartire dall'inizio. Questo è il terremoto principale. Vedete che sembra che nel tempo la sismicità si vada a spostare. Si è spostata lungo questo allineamento, non solo si sposta a nord, se me la farò vedere. C'è stato un commento. Si sposta a nord e si sposta verso, e anche verso nord-ovest, no? Vedete, gli ultimi eventi sono in questa zona qua. Vedete che si vanno più o meno. Chiaramente anche la localizzazione dei terremoti è molto incerta. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che questo terremoto è stato risentito molto. Alla televisione avete sentito la profondità 10, 5, beh, probabilmente è stato un terremoto molto superficiale. Dire che un terremoto è profondo 15 km e 5 km cambia completamente il risentimento. Quindi già da subito, considerando la magnitudo ridotta, noi abbiamo detto, ma è sicuramente molto superficiale. Effettivamente i terremoti ultimi che abbiamo registrato sono molto superficiali, quindi intorno a 5 km, se non sbaglio. 4, sì. Va bene. Prima significativi, tant'è vero che c'è stato un problema anche di come posso dire, di processo, diciamo, no? I terremoti di Amatrice, quelli, non hanno avuto niente prima, quindi non c'è una casistica tale di dire che sono gli eventi prima, le fasi precursori, no? Ci sono terremoti forti dove prima non c'è stato assolutamente niente. Qua evidentemente c'è stato un terremoto di magnitudo 2, ciò vuol dire che il territorio è sismico, perché terremoto vuol dire faglia, ma evidentemente non così, lo stato tensionale non è stato così importante da far rompere una superficie più grossa, perché non dobbiamo pensare, adesso non voglio andare nel dettaglio, il terremoto non è un punto, è una superficie che si rompe, è una faglia, no? Quindi non sarà una faglia. Quindi
terremoto più grande, superficie di rottura più grande. Mi scusi, si rompe perché c'è una spinta in qualche... Poi lasciamo sicuramente l'intervento del geologico potrà dare risposte. Prego. Scusi, esatto, giusto. Certo. Prima, quando ci sono delle fatemela la domanda andava fatta pertinente. Il problema è che le faglie, poi ne parlerà il geologo, noi le tracciamo come geologi sul terreno, ma non tutte le faglie generano terremoti. E c'è anche un altro aspetto. Adesso se andate in giro vedete, se vi faccio vedere le fratture, ce n'è ovunque. Quindi adesso vedete faglie ovunque. E l'altro aspetto è che molti terremoti avvengono alla profondità dove la faglia non la vediamo perché non arriva in superficie. Quello che dico sempre io è che noi riusciamo a fare previsioni meteorologiche perché capiamo il fenomeno, siamo in grado di sapere come si genera la pioggia. Noi non sappiamo assolutamente come si genera un terremoto. Nessuno di noi ha mai fatto delle misure su una faglia quando si rompe. Allora, questa è una... Per esempio, io mi sono chiesta in maniera molto ignorante, comunque naturalmente, per esempio, una detonazione può aiutare una falda che è latente, per carità, non che non esiste, ma... Allora, più che la detonazione può essere, ma casi che ci sono la sismicità indotta. Ci sono dei terremoti che sono stati triggerati, per attività antropica, ma non perché la faglia non c'era, semplicemente perché le attività estrattive, iniezione d'acqua, possono creare sismicità, ma non è che può triggerare... Io mi sono chiesta banalmente, i lavori che sono iniziati per lo sfondatore, che quindi hanno portato a detonazione, siccome questi sismi non erano eccessivamente profondi, io mi sono chiesta se... Tenderei... potuto, non dico creare, per carità, perché no. Magari la faglia già c'era, però... No, è determinata dall'estrazione del gas metano presente in zone vaste, tipo la pianura padana, sì. Il fenomeno di triggeraggio avviene iniezioni di gas, di acqua, esplosioni di questo genere qua, non direi escluderlo. C'è anche l'altro aspetto che noi siamo antropocentrici, pensiamo, ci diamo anche più importanza di quello che abbiamo. In realtà noi, se facciamo un calcolo anche dell'energia, non siamo così in grado di interagire così tanto col sistema naturale per generare questi eventi. Evidentemente ci sono ancora parecchi studi da fare e anche incrociare tanti dati di origine diversa, che è quello che è il futuro, sarà un po' quello di incrociare dati, perché no, anche meteoclimatici, insomma, per cercare di effettivamente capire se ci sono dei fenomeni precursori di questi eventi. Ora, prego. E quei boati che si sentono prima del terremoto, subito prima. Allora, questo è un fenomeno noto in letteratura, noto, e questo è il motivo per cui io sono convinto che negli ultimi 500 anni non c'è stato, perché un fenomeno così spaventevole sarebbe stato registrato su una fonte storica. Cosa succede? Che quando arrivano le onde sismiche che arrivano per prime, voi non le percepite, però comprimono l'aria, quindi fanno un rumore, quindi tu prima percepisci il rumore e dopo viene lo scuotimento che viene un pochino dopo, le onde si chiamano S. Ed è per quello che gli animali lo sentono, ma non perché lo sentono un mese prima, lo sentono 4-5 secondi prima perché hanno una sensibilità diversa. Però è un fenomeno noto e tutti qua abbiamo percepito questo rumore, che è molto particolare e probabilmente legato proprio a eventi sismici superficiali. Posso dare la parola? Solo una cosa. Quindi, essendo che ci sono stati eventi precedenti al 22 settembre di minore entità, il fatto che poi sia arrivato l'evento, diciamo, grosso, non esclude che possano venirne altri grandi?
assolutamente non, non è possiamo un andamento lineare che va sempre dall'evento importante al no, ci sono casistiche infinite anche perché c'è, come farà vedere Laura, ci sono tante faglie, non puoi prevedere che una faglia rompendo fa i trigger in un'altra faglia. Questo come prende? Mettiti. Aspetta che mi attacco. Allora, io non darò tutte le risposte che diceva il mio collega. Cercherò semplicemente di farvi vedere dal punto di vista geologico cosa sappiamo. Nel senso che un po' come il corpo umano, anche ci sono la terra, alcune malattie ad un certo punto e noi cerchiamo di capire attraverso la statistica, attraverso altri casi che sono avvenuti in altre zone, di capire anche quello che avviene in un'altra, se può essere simile, se può essere diverso, come se si può prevedere, ma per ora ad esempio nel caso dei terremoti non ci riusciamo. E come diceva lui, lo studio comunque dei terremoti e della genesi dei terremoti, di che può generare i terremoti, è uno studio abbastanza recente, cioè negli ultimi 20 anni, 10 anni si sono sviluppate adesso tante ricerche anche diciamo multidisciplinari, dove i geologi lavorano con i sismologi, anche i sismologi sono geologi, ma diciamo sono più fisici, noi siamo un po' più naturalisti come geologi e quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme per cercare di capire, quindi dobbiamo capire i processi che avvengono per vedere poi se riusciamo anche un giorno a prevedere. Quindi anche quando si facevano le domande, l'acqua può aiutare, le piogge, ci sono adesso degli studi che qualcuno sempre facendo della statistica su casi, ad esempio in zone più attive, in Himalaya, nella catena himalayana, hanno preso degli esempi e hanno detto vediamo se correliamo l'andamento ciclico delle piogge, degli eventi catastrofici con piogge intense, se a quelle sono correlati anche dei terremoti, quindi se hanno potuto aiutare diciamo la sismicità o meno. E quindi per ora sono studi statistici, quindi ancora, oppure se qualcuno, non so se ha letto anche sui giornali, se si possono prevedere, sempre non molto prima, dei terremoti vedendo come cambiano anche le venute di gas dell'elio, come cambiano diciamo anche queste onde che di cui diceva sonore, che diceva il mio collega. Quindi è tutto uno studio in divenire. Venendo invece un po', faccio un po' una storia di quello che si è visto anche nel tempo, no? Che sposto un pochino forse, va fuori. Ecco. Quello che sappiamo, una cosa che sappiamo anche dalle scuole è che questa qua è una carta, diciamo, di tutta la superficie terrestre, tettonica, cioè delle deformazioni, e queste sono le famose placche tettoniche. Vedete che invece questa è una mappa globale, una carta globale della distribuzione dei terremoti dal 1900 al 2014. Quello che si vede, appunto, i puntini rossi sono gli ipocentri di questi terremoti, dove si sono sviluppati i terremoti, e vedete che coincidono, grosso modo, le zone di più alta intensità con proprio qua dove si hanno anche diciamo, i contatti tra queste placche tettoniche. Quindi attraverso l'osservazione dice, ah, allora cosa vorrà dire? Che lì ci sono dei movimenti, allora dove ci sono i movimenti tra le placche tettoniche, allora ci sono i terremoti, c'è una correlazione, dove ci sono le fratture c'è una correlazione col terremoto. Dovete un po' pensare, sapete che la Terra, avete magari letto o studiato anche a scuola, è fatta da vari strati, lo strato, ci sono degli strati che sono composizionali e degli strati che sono invece reologici, cioè gli strati terrestri che compongono diciamo la Terra hanno un diverso comportamento alla deformazione, quando vengono deformati si rompono diversamente. Quindi ognuno di questi livelli ha un comportamento diverso, pensate un po', io vi ho messo tante volte anche agli studenti, faccio vedere cosa si può avere in cucina, allora pensate di mettere dei biscotti sulla gelatina o sulla marmellata e quando poi voi li rompete, cosa fa? La gelatina si spiaccica, magari si allarga e invece il biscotto si rompe. E così succede anche a livello, diciamo come modello analogo, a livello del crustale, però nella Terra questi livelli sono chilometrici, pensate alla crosta continentale o la crosta oceanica va dai 30 km ai 70 km. E quindi poi la litosfera che naviga sul mantello e sulla stenosfera è ancora più spessa. Quindi dovete immaginare che queste placche tettoniche sono delle torte che navigano su questa gelatina e che ogni tanto si fratturano. Queste fratturazioni creano delle energie e queste energie che si sviluppano improvvisamente danno poi delle scosse.
creano delle onde. Se andiamo un po' più in dettaglio, vedete questa qua, invece siamo in Italia, vedete qua di nuovo sono un po' tutti i terremoti, come vi ha detto il mio collega, dipende dalla grandezza del pallino, se il terremoto è più intenso, cioè se ha sviluppato più energia o meno, e vedete di nuovo che cosa? Che se vi ricordate un po' anche dove sono le Alpi e gli Appennini, coincidono proprio con la catena appenninica, con la catena alpina, e poi ci sono delle altre zone giù in Sicilia dove ci sono questi terremoti. Questa invece è una carta delle grandi faglie, delle grandi fratture che caratterizzano il nostro territorio e delle placche che caratterizzano il nostro territorio. Stiamo parlando sempre appunto di queste placche molto spesse. E vedete che cosa? Che la concentrazione di questi pallini coincide proprio con queste strutture che mettono a contatto, vedete, delle zone con diversi colori. Questa è la placca tettonica che noi chiamiamo adriatica o adriatica africana, poi c'è la placca tirrenica e queste placche muovendosi appunto sono a contatto e creano queste, si sovrappongono come vedevamo prima i biscotti, no? Si possono sfregare una contro l'altra, cioè muoversi e creare energia con un movimento più orizzontale oppure magari arrivare a sovrapporsi una sull'altra. Quindi noi come geologi cosa cerchiamo di capire? Anche qual è stato poi la storia, il movimento di queste placche, no? Come vi dicevo, per noi geologi, vedete, parliamo di milioni di anni, non di 100 anni, di 10 anni. Però purtroppo quello che accadeva milioni di anni fa lo possiamo solo immaginare, fare delle ricostruzioni, andare a vedere se ci sono delle rocce accavallate, andiamo a studiare di che età sono, come si potevano essere formate. Quindi cerchiamo, studiando il passato, di riportarlo al presente, di dire se lì è successo quello magari tra milioni di anni risuccederà, chi lo sa. E quindi vedete questa è un po' una ricostruzione, vedete parte semplicemente da 15 milioni di anni fa, si vede che c'era la placca adriatica, vedete che questo fronte, questa linea praticamente in tre dimensioni è una superficie di frattura e vedete che pian piano questa zona arancione si è ridotta, cioè tutta questa parte qua si è andata a sovrapporre e spinge contro questa, vedete queste frecce sono i movimenti che stanno avvenendo, che attualmente avvengono, cioè piano piano, noi non li percepiamo perché sono movimenti, parliamo di millimetri all'anno, quindi in un anno si muove di un millimetro tutta l'Italia, questa parte dell'Italia e spinge in là. Ad un certo punto cosa può succedere? Ecco, come vi diceva, o c'ho un qualcosa che si muove pian piano, io muovo la mia mano qua piano piano e va avanti. Invece se non riesco a spingere ad un certo punto parte alla svelta e quindi è quello che genera terremoto, crea la tua energia. Invece prima si continuava a muovere ma io non me ne accorgevo. Quindi è quello proprio che accade. Un'altra cosa che vi volevo far notare è che appunto vi dicevo dobbiamo pensare poi in 3D. Cioè noi vi abbiamo fatto vedere tutti questi pallini, sono gli ipocentri, ma se andiamo a fare delle sezioni della Terra, in realtà quello che vediamo sono le proiezioni di dove si è rilasciata l'energia. Quindi se guardate, vedete questa qua, ad esempio, è una fetta, una sezione verticale fatta lungo questa linea. E vedete che tutti questi puntini in realtà sono distribuiti a diverse profondità. Vedete che mentre anche lui prima vi faceva vedere sono allineati in superficie, ma in profondità lo saranno. Allora uno guarda se sono allineati, vedete ad esempio questi, in superficie magari non erano allineati, erano uno accanto all'altro, ma se lo andiamo a vedere poi facendo una fetta vedete che si allineano invece su una superficie fatta così. E quindi noi andiamo a studiare il processo anche in 3D, ci serve avere tanti puntini ovviamente perché per due punti passa una retta, quando comincio a avere tanti punti poi devo un po' guardare cosa faccio passare attraverso. Quindi vi dicevo, il terremoto si è visto che è generato da delle fratture, che noi chiamiamo faglie quando cioè sono due blocchi della Terra che si spostano uno rispetto all'altro. E vedete che la domanda della signora prima, cioè l'ipocentro è dove l'energia viene scaturita, l'epicentro è la proiezione in verticale sulla Terra del mio terremoto. I sismologi, lui vi diceva, poi c'è un po' di errore, non è che quando vedete quei pallini, comunque se le stazioni sono molto vicine è più precisa, diciamo, l'ubicazione. Se sono molto distanti, sì, potrebbe essere anche, non solo errore, ma a volte anche di un chilometro. Quindi bisogna stare attenti poi a quello, non è che uno dice ma è venuto in casa, non è detto.
Comunque poi dipende anche sempre dalla profondità, perché come vedete è un po' come quando buttate un sasso nell'acqua, no? Che poi fa le onde. Se uno è tanto distante le onde non le sente nemmeno, uno che è lì vicino percepisce delle onde più intense. Quindi più è profondo, più lo percepiamo a distanza, se pensate alle le sfere che genera, più in superficie, più chi è vicino perciperà l'energia più forte. Se no, appunto, lo sente da lontano, dice è arrivato, magari l'ipocentro era a Torino, l'ho percepito, come vi diceva lui prima, a Genova erano percepiti, ma chissà dov'era poi l'ipocentro vero e proprio. E come vedete, ecco un'altra cosa che voglio dire, fratture ce n'è ovunque. Cioè, io ad esempio il mio lavoro è andare in giro per il territorio e mappare la geologia che c'è sul territorio. Quando vedo una frattura la segno, poi se fratture ce n'è ovunque, quindi segniamo quelle più grosse, quelle che spostano, che vediamo che sono più recenti o che si vedono in superficie. Quelle che sono sottoterra, che rimangono sottoterra, vi farò vedere. Cioè, a volte le faglie non arrivano. Quando io faccio una frattura non arriva in superficie, no? Allora noi dobbiamo fare degli altri tipi di indagini indirette. E io faccio sempre l'esempio del parmigiano, no? Che ci sono le analisi dirette che ci fanno il buchetto, l'annusano, l'assaggiano, oppure col martelletto sentono come suono, anche quando andiamo a comprare il melone, no? Che sentiamo se sbatte meglio o meno. Quindi cerchiamo di capire poi se la terra come è fatta in profondità con altre indagini di altro tipo che si chiamano indagini indirette. E allora andiamo a vedere poi se ci sono delle fratture in profondità. Purtroppo noi facciamo indagini o andiamo a mettere più stazioni quando avviene qualcosa. Avete visto? Qui nessuno ci ha mai studiato perché tanto non è mai successo niente, a parte poi le frane, però dal punto di vista della sismicità. Nessuno ha mai avuto interesse a mettere qua delle stazioni o a fare indagini di altro tipo, perché tanto era una zona non sismica. Nel momento in cui è avvenuto qualcosa, allora cominciamo a studiare il processo qui. Dal punto di vista appunto geologico, quello che vi dicevo delle indagini indirette, di nuovo in questa zona non ci sono tanti dati, mentre ad esempio nella pianura padana, dove si fanno indagini per l'estrazione ad esempio degli idrocarburi, allora sono state fatte varie indagini indirette, indagini sismiche si chiamano, per andare a vedere come è fatta la terra in profondità. E lì allora si mappano con precisione, vi fanno vedere quelle fratture che vanno fino a chilometri di profondità. E qui invece indagini ce ne sono pochissime. E quindi non vi possiamo dire, ma lì sì, di sicuro c'è una faglia là sotto, eccetera, eccetera. Perché per ora qua è poco studiato. Tornando alla genesi dei nostri terremoti, quindi vi dicevo, noi studiamo, esistono vari tipi di faglie, quindi i miei blocchi che si rompono si possono muovere, quelli che chiamiamo faglie normali, faglie inverse, faglie che trascorrono, e comunque sono generate da degli stress, da delle tensioni, quindi noi possiamo appunto comprimere e quindi poi i blocchi si spostano in questo modo, oppure ci possono essere delle tensioni e quindi si hanno, vedete, delle fratture che allargano, che estendono, quindi c'è un blocco che cade, oppure semplicemente come la famosa faglia di Sant'Andrea abbiamo delle placche che si muovono in questo modo più in orizzontale, che quindi non generano delle grosse movimenti di questo tipo. Però quello che poi vi diceva anche il mio collega è che alcune si muovono lentamente e continuano a muoversi e noi non le percepiamo. Altre invece rilasciano energia. Questo era un po' l'esempio che vi facevo prima con la mano. Quindi posso muovere, qua vi fa vedere, io attacco un blocco con una molla, il blocco va avanti, la molla tira, può succedere che ad un certo punto questo si inceppa, io continuo a tirare la molla, non riesco, e poi ad un certo punto viene forte indietro. E si chiama proprio la modellizzazione, un rimbalzo elastico, cioè la mia fratturazione crea un rilascio di energia, anche di temperatura, si creano delle rocce che fondono, se ci sono dei graniti ad esempio, si fondono proprio in corrispondenza della faglia, perché l'energia è anche termica in contatto con questa frattura. E quindi, ad esempio, questa qua è un'altra, tanto per riparlare un po' di cucina, è un esempio che si fa, avevo portato anche gli spaghetti, ma qua forse è meglio, che la magnitudo, per far capire anche l'energia, anche ai ragazzi, che si sviluppa durante un terremoto, dovete pensare quando comincio a piegare uno spaghetto, faccio un po' così e poi si rilascia, ma non è che faccio tanto danno. Se prendo già 30 pezzi, faccio più fatica, se prendo 30 spaghetti a piegarli e quando si rompono si spezzano in 1000 pezzi. Andando avanti, vedete, passo da magnitudo 6 a magnitudo 7, se prendo 900 spaghetti, prima di romperli ci metto un bel po', ma faccio un bel danno quando poi riesco a romperli.
E questo è proprio un po' l'esempio per far capire l'energia che viene rilasciata durante una deformazione. Un'altra cosa che però poi noi andiamo a studiare, allora questa energia viene rilasciata, la frattura si rompe, se avviene nel deserto, noi l'andiamo a studiare per capire cosa è successo, ma però è la rottura che si crea nel terreno, oltre alla rottura vera e propria, poi può andare a scuotere, a muovere altre cose che erano lì che se ne stavano tranquille, come le frane. Quindi quello che succede è che io, vedete qua è un po' una mappa che fa vedere tutto quello che può succedere quando avviene una faglia, quando si rompe una faglia e genera un terremoto, quindi è una faglia sismogenetica. Si possono andare a deviare ad esempio anche dei corsi di fiumi, creare, rimobilizzare, vi dicevo, delle conoidi, delle frane, che magari erano lì tranquille, e se si crea uno scuotimento, sapete che la frana può essere fatta da rocce che stanno insieme, possono essere un po' come un padding, no? Come una cosa fatta da tante biglie tenute insieme da del fango. Se io lo vado a scrollare, ad un certo punto le biglie erano belle tranquille e si rimuove tutto. E quindi il terremoto può generare un sacco di altri eventi geologici che sono quelli che poi ci interessano anche a noi, perché ci fanno cadere la frana in testa e quindi ci fanno crepare le case, eccetera, eccetera. Oltre alle... già è tardi, velocizzo. L'altra cosa che è importante è che l'energia che noi risentiamo dipende sì dall'intensità del terremoto, ma anche dai terreni in cui ci troviamo, cioè viene amplificata a volte a seconda del, o invece ridotta l'intensità, dai terreni che troviamo sotto alle nostre abitazioni, ad esempio, no? Quindi ci sono dei terreni o comunque delle rocce o dei sedimenti che possono amplificare l'intensità del terremoto, e quindi ce lo fanno sentire. Uno che c'ha la casa qua dietro sulla montagna nella roccia lo sente meno rispetto a un altro che ce l'ha nelle argille del fiume, ad esempio. Quindi può percepirlo diversamente, semplicemente a parità di intensità del terremoto, per le rocce che ha sotto i piedi. Un'altra cosa che vi volevo far vedere è quello che vi dicevo prima. Le faglie poi possono rompere la superficie terrestre, quindi questo ad esempio è l'esempio della faglia del Monte Vettore in Appennino centrale. Quindi vedete che questa era una superficie di faglia che è sempre esistita, che col tempo si è alterata, eccetera. E questa è quella che si è aperta durante il terremoto. Vedete che si è rimobilizzata praticamente. Qua vedete che c'è la terra sporca. Quindi quella è una faglia che ha tagliato anche la superficie terrestre. Ci sono anche altre faglie che noi chiamiamo cieche, che invece, come diceva il mio collega, noi non le vediamo anche qua. Non abbiamo, nessuno ci ha detto che si è aperta una nuova faglia, una nuova frattura. Quindi rimangono in profondità e quindi è difficile capire poi se c'è una faglia che si sta riaprendo, che si sta rimuovendo, dov'è, eccetera. Vedete, questo è un altro esempio di una faglia legata al terremoto in Nuova Zelanda. Qua di nuovo è evidente, perché qua vedete che ci sono le alghe che prima erano sott'acqua, e qua si è aperta proprio una nuova frattura che ha portato su anche le alghe che erano sott'acqua in un attimo. Quindi, tornando a noi, cosa sappiamo qua? Come vi diceva il mio collega, abbiamo visto che questi puntolini sono disposti, questi dovete pensare che sono in profondità, sono disposti qua più o meno allineati, ma in profondità come andranno? E poi sono lungo due superfici oppure un'unica superficie? Perché se voi pensate, se qua ci fosse una superficie messa così, voi pensate tutti i puntolini, ne posso mettere una così, se la superficie è più inclinata ne metto due per creare quegli allineamenti lì. Quindi se vi faccio vedere, se sono in ritardo vado veloce, aspetta, questa. Vedete? Questo qua è l'esempio di un modello tridimensionale che è stato fatto in Italia centrale. Nei vari modelli è stato, vedete, questi sono tutti i puntolini degli ipocentri dei terremoti. Con un modello hanno fatto che c'è un'unica faglia che prende tutti questi puntolini, e vedete che invece qua si è visto che possono questi punti, questi ipocentri, potrebbero essersi sviluppati su due superfici, che è un po' quello che possiamo ipotizzare anche qua da noi. Quindi
tornando al nostro caso, cosa sta succedendo da noi? Come avete visto, noi qua ormai ve l'hanno già fatto vedere loro, prima non c'era niente, sappiamo che in Liguria, facendo tutti i nostri studi, esistono delle grosse faglie che si sa che storicamente nei milioni di anni hanno lavorato, ma adesso dobbiamo capire, vi dicevo, in profondità le nostre sezioni ci fanno vedere, vedete qua sono 10 km di profondità, ci sono delle fratture grosse, ma noi siamo qua nel mezzo. Allora, qua nel mezzo c'è qualche frattura di queste importanti o è una piccola frattura che ora ha deciso un po' di rimuoversi e poi chissà se si rimobilizzerà o meno? Quindi questo ancora lo dobbiamo capire. Dal punto di vista geologico, vedete, queste sono le carte geologiche, se le cercate, cioè queste le trovate sul sito della Regione Liguria e questa invece sul sito del Servizio Geologico Nazionale ISPRA. Qua c'è Davagna, qua Bargagli e come vi dicevo, qua sono segnate delle contatti tra diversi tipi di roccia, queste qua sono delle faglie poco inclinate, queste invece più dritte sono delle faglie più inclinate. Vedete che in questa direzione comunque qualcuno aveva messo delle strutture con questa direzione qua. Però quando vi dicevo prima, le mappiamo in carta, non le mettiamo tutte, le mettiamo qualcuna che ci sembra importante. Quindi lì qualcuno che l'ha mappata gli è sembrato che quelle faglie lì fossero importanti. Non si sa bene perché, dovremo poi studiarlo. Quindi ancora qui dobbiamo capire, vedete in profondità, questa è una fetta fatta verticale, io taglio qua, cosa vedo? Vedete che ci sono dei contatti tra diversi tipi di rocce meno inclinate e poi ci sono queste faglie più inclinate. Ce ne sono tante, ma qual è quella che ha generato il terremoto? Per ora non lo sappiamo, purtroppo non abbiamo, se lo sapessi. E quindi cerchiamo attraverso quello che vi faceva vedere questo pallone da spiaggia che vi faceva vedere il mio collega, è praticamente quando ci sono dei terremoti di grossa intensità si possono fare degli studi per cercare di capire da dove vengono le pressioni e le tensioni e quindi si crea un modello che dà praticamente indicazione di come potrebbero essere orientate le faglie che hanno generato quel grosso terremoto. Vedete che ce ne sono due, una è questa e una è questa. Però se guardiamo la distribuzione, secondo noi potrebbe essere una direzione di questa, che ora con gli studi va a coincidere abbastanza bene con quelle orientazioni lì che si vedono di tutte quelle palline. E quindi possiamo ipotizzare che ci sia, vedete, cominciamo a studiare, ma allora ci sarà una relazione tra queste strutture? E vi ho fatto già vedere questo. Sono due faglie? Allora di nuovo dovete pensare, quando noi pensiamo ai modelli, sono delle faglie messe così che pian piano poi si andranno a unire in un'unica faglia? Quindi sono tutte modelli e idee che dobbiamo sviluppare cominciando a conoscere e studiare il territorio, quindi stiamo cercando di capire, non è che abbiamo la soluzione. Non so, l'avrete visto anche a volte, vedete questo, guardate, vedete che si creano delle fratture. Qua praticamente è un esperimento. E vedete che comincia a fratturarsi, ci sono fratture staccate, poi ad un certo punto parte il fratturone, vedete che si crea una faglia poi di questo tipo qua. Finendo, perché so che sono andata troppo lunga, ma ero un po' entusiasta, vedete che nella zona dove vi aveva fatto vedere il mio collega che c'è stato il grosso terremoto di Bussana, eccetera, terremoti a mare ce n'è parecchi e c'è stato anche parecchi studi che sono stati fatti a mare per cercare di capire le strutture che creano questi terremoti che continuano ad esserci. Abbiamo fatto dei modelli per cercare di capire come sono le strutture a mare, come si muovono, quindi di sicuro c'è questa parte della Liguria che si muove in questo modo qua, che è svincolata da altre fratture che sono sempre a mare e fanno in modo che questo blocco si trasmigri, diciamo, verso Levante. Ma di nuovo in questa zona qua vedete che c'è poco, perché c'è pochi studi anche, quindi quello che dobbiamo capire, pensate un po' a un cassetto, quando apro il cassetto, se è ben messo, continua ad andare avanti e indietro e si muove sempre lungo le due culisse laterali. Se per caso il mio cassetto dentro si frattura, quando lo apro magari un pezzo può rimanere indietro e comincia a muoversi anche così. Allora per ora tutto si è mosso in questo modo, ora se si è creata una microfrattura nel mezzo potrebbe invece, mentre si muovono le due grosse strutture, comincia a muoversi anche un po' nel mezzo. Può muoversi qua, si sposta da Vagna, potrebbe spostarsi a Torriglia. E questo
non vi so rispondere. Comunque vedete che i movimenti, questi sono movimenti che vengono studiati con i GPS, vedete che 2 mm all'anno, vedete questa parte qua del nostro territorio si sposta verso nord e qua oggi sono avvenuti i terremoti, no? Al mare. Qui da noi ci sono poche frecce, non solo perché si muove meno, ma perché non ci sono dati, non ci sono studi. Bene, scusate se sono andata un po' lunga. Allora, la protezione civile è una funzione come sistema, è un sistema complesso nel quale non c'è un'unica amministrazione che ne è responsabile, ma è tutto un insieme di cose che adesso andiamo a vedere un po' meglio. Prima vediamo il mandato, che è quello di salvaguardare la vita e la salute umana, i beni, il patrimonio culturale e abitativo, gli animali e l'ambiente, e salvaguardare queste cose dai disastri naturali e da quelli causati dall'uomo. Ecco, la protezione civile in Italia è nata intorno all'80 per rispondere alle grosse emergenze provocate da in particolare dal terremoto dell'Irpinia dell'80, e da lì è nata l'esigenza di creare un'organizzazione che avesse la responsabilità di coordinare tutte le funzioni di supporto in casi di disastri come quello dell'Irpinia. Ci ricordiamo, quelli che hanno una certa età, che il presidente Pertini chiese di fare velocemente qualcosa e ci furono un sacco di ritardi anche nei soccorsi. Ecco, da lì è nata l'idea di creare un qualcosa che cercasse di superare questi problemi di coordinamento di tutte le forze che potevano essere impegnate nel supporto alla popolazione. Diciamo che appunto all'inizio si parlava di gestione dell'emergenza, di superamento dell'emergenza. Oggi la protezione civile invece si identifica anche nei discorsi di previsione, che però sui terremoti abbiamo sentito non è una cosa che si può ancora fare, e però prevenzione e preparazione sì, questo sì, anche sui terremoti si può fare qualcosa. Sui terremoti si può lavorare, perché in Italia stiamo imparando che dobbiamo convivere situazioni. Insomma, l'Italia è tutto un paese sismico, ci sono pochissime zone, una di queste poteva essere anche questa, sembrava che fosse questa, invece abbiamo visto che non è così. Quindi dobbiamo imparare a convivere, e quindi dobbiamo imparare a fare delle cose noi in prima persona. Perché noi in prima persona? Perché queste sono le strutture operative del sistema di protezione civile. Allora, le componenti della protezione civile sono tutti i ministeri, sono le regioni, sono le province, sono i comuni, il sindaco è la massima autorità di protezione civile qui ad Avagna ed è lui responsabile di attivare tutti i soccorsi che fossero necessari in caso di calamità. Quindi c'è una frana, è il sindaco che deve intervenire chiamando supporto anche dall'esterno se non ha la strumentazione per risolverlo all'interno del suo comune. Ecco, io sono qui dentro, in un piccolissimo pezzo lì dentro. Le organizzazioni di volontariato, io sono lì. Però ci sono anche tutte queste altre cose, queste sono le componenti operative, cioè quelli che vanno sul campo. E
I primi sono i vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno una particolare, sono considerati in maniera centrale nel discorso della, della protezione civile in Italia. Però c'è una cosa importante, che l'ultima evoluzione della definizione della protezione civile include il cittadino, ma il cittadino non solo come volontario, il volontario come me o come Francesca che è seduta lì dietro, ma come, anche come cittadini che non fanno i volontari di protezione civile, perché? Perché vi parlo un attimo di io non rischio e lo scopriamo. Allora, Io non rischio è una campagna che parla dei rischi più grossi del nostro territorio, che sono i rischi del terremoto e i rischi idrogeologici, quelli provocati quindi da piogge o temporali, e che e che questa campagna viene svolta in tutta Italia, e in particolare a metà ottobre c'è una manifestazione nazionale nella quale le organizzazioni di volontariato che partecipano alla campagna Io non rischio propongono un gazebo giallo nel loro territorio, in una piazza, e in questa piazza parlano con i concittadini di come gestire i rischi, di come diminuire i rischi che comporta il terremoto o l'alluvione, e in questo modo danno delle informazioni e del materiale e spiegano quali sono le buone pratiche per affrontare queste situazioni che ormai stanno diventando sempre più, anche quelle meteorologiche, sempre più preoccupanti. Ecco, quello che dicevo è che la protezione civile si occupa del soccorso, ma il soccorso è un diritto, cioè quando uno ha necessità, ha un problema, soccorrerlo è un suo diritto, essere soccorso. Però è un dovere che il cittadino prevenga, dove sia possibile, tutto quello che può per ridurre il rischio e per fare in modo di non essere in pericolo. Quindi bisogna informarsi, bisogna fare delle cose prima che gli eventi succedano, e devi conoscere e adottare i comportamenti corretti per poterli affrontare. Ecco, io volevo essere molto breve e ho della documentazione che poi vi posso consegnare, e la documentazione che viene data proprio nella campagna Io non rischio.